pomeriggio da Gilda News. A rischio il primo giorno di scuola. Come aveva anticipato il Corriere Fiorentino, il primo giorno di scuola fissato il 15 settembre potrebbe slittare di qualche giorno, perché i sindacati, personale docente e ATA hanno programmato un'assemblea di protesta contro la buona scuola. La città interessata sarà Firenze, pronta a boicottare la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva. Protesta dei docenti sardi. Le proteste degli insegnanti non si fermano. A far sentire la loro voce, questa volta, sono i docenti sardi, che chiedono di non emigrare dalla propria terra. Dopo aver raccolto 5.000 firme, i docenti si preparano, tramite la Regione Sardegna, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro la riforma Renzi. Il governo incontrerà i docenti, ma fa sapere, tramite il sottosegretario all'istruzione Toccafondi, di non poter garantire a tutti gli insegnanti il posto di lavoro sotto casa. La Di Patria incontra i docenti sardi. La vice coordinatrice della Gilda, Maria Domenica Di Patria, incontra i docenti sardi, sottolineando il grave disagio che la riforma sta creando agli insegnanti, invitandoli però a partecipare ugualmente alla fase B, accettando la nomina, per poi a marzo presentare domanda di mobilità. Tale strategia, sottolinea la Di Patria, potrebbe avere il successo sperato. Questo permetterà il rientro a casa o quantomeno un riavvicinamento. Lo sfogo di Manuela Serra, la senatrice del Movimento 5 Stelle, dice la sua sulla scuola. Lei che prima di far politica era un insegnante, prende le difese dei colleghi, ribadendo che questa riforma toglie i diritti agli insegnanti di insegnare. Continua il suo sfogo commuovendosi e ribadendo che i politici non possono comprendere la realtà della scuola perché non sono mai usciti dai palazzi di potere. Intanto Grillo annuncia il ritiro dalla politica. Non ha trasferimenti con supplenze in corso. I docenti precari con in corso una supplenza annuale fino al 30 di giugno non dovranno trasferirsi subito nel caso in cui sia loro assegnata un'altra sede con cattedra a tempo indeterminato. Il MIUR fa sapere che il docente può accettare la cattedra assegnata come previsto dal piano assunzioni, portando però a termine il contratto della supplenza. Da Gilda TV è tutto, un cordiale saluto e un buon Ferragosto da Elena Anastasia.